Ciao a tutti, mi chiamo Cristina Barbieri, ho 30 anni e voglio riportarvi la mia esperienza personale del mio percorso di chirurgia bariatrica. Allora, io sono stata operata di sleeve gastrectomy nel maggio del 2015 e con questo video voglio raccontarvi il mio percorso. Allora, premesso che io ho sempre avuto problemi di obesità sin dall'infanzia, il mio peso massimo è stato di 135 kg e il mio percorso è, diciamo, un po' particolare, nel senso che all'età di 18 anni ho avuto un infarto cardiaco e un'embolia polmonare. Allora, che dirvi? In quel periodo il mio peso era attorno ai 121 kg. Quello che mi è successo mi ha sicuramente fatto crescere in fretta, e anche l'episodio che ha dato una svolta alla mia vita, nel senso che sono arrivata a prendere 16 pastiglie al giorno. Mi sono ritrovata a fare i conti con me stessa e a dire basta, devi cambiare per vivere. Io mi sono rivolta alla dottoressa Chiara Muggia, che è l'internista della chirurgia bariatrica, attualmente a capo del dottor Andrea Peri del San Matteo di Pavia. Con la quale ho iniziato un percorso di rieducazione alimentare, ovvero ho imparato a mangiare, ho imparato ad abbinare i cibi, ho imparato le quantità e tutto attraverso il diario alimentare. Allora, diciamo che dai miei 135 kg sono arrivata ai 112 kg. Arrivata ai 112 kg, ho iniziato a sentire che non ce la facevo più, il mio corpo non rispondeva più. Quindi ho deciso di rivolgermi al dottor Andrea Peri per effettuare un intervento di chirurgia bariatrica. Allora, che dirvi? Vi dico soprattutto che allora, il mio percorso non è un percorso, ma in generale, penso che il percorso bariatrico non è un percorso tutto in discesa. Allora, la cosa bella è che appena dopo l'intervento si perdono chili molto velocemente, quindi l'autostima sale tanto e la bilancia allo stesso tempo scende. Questa è una delle cose belle. Una delle cose belle, una delle cose che dà la forza di andare avanti. In realtà, però, vi dico, ad oggi che sono trascorsi 5 anni ormai, il mio peso si aggira dai 70 ai 74 kg. L'alimentazione, vi posso dire che mangio quasi tutto. Alcune cose, comunque, a distanza di 5 anni faccio comunque molta fatica a mangiarle. Però diciamo che non ho mai mollato, nel senso che se una volta facevo fatica a mangiarle, per un lasso di tempo ho provato, diciamo non le ho mangiate, dopodiché ho ricominciato e riprovato, finché piano piano il mio corpo l'ha accettato. Vi dico anche che non è un percorso tutto in discesa, come vi dicevo prima, perché io parlo per il mio percorso, ho avuto anche delle crisi a livello psicologico, morale. Mi sono rivolta a uno psicologo e devo essere sincera, nella mia vita non era comunque la prima volta che mi rivolgevo a uno psicologo, in quanto quando pesavo 135 kg, dopo che ho avuto l'episodio cardiaco, eccetera, ho comunque affrontato un percorso psicologico il quale mi ha fatto comunque diciamo, mi ha dato la forza e mi ha fatto capire effettivamente che quello che dovevo fare
era sicuramente trovare il punto di arrivo, nel senso che, come vi dicevo prima, comunque ci sono molti periodi bui, tra virgolette, quindi è il periodo in cui si arriva a una stabilizzazione del peso, è il periodo in cui, ahimè, inizia il cedimento della pelle. Che quindi uno dice: cavolo, ho perso così tanti chili, che bello, ma diciamo che l'aspetto estetico conta. Non posso dire che non è vero, l'aspetto estetico conta. E per quanto mi riguarda, il mio percorso non è ancora terminato, nel senso che non ho ancora effettuato gli interventi di chirurgia plastica. Quello che voglio dire a tutti è che questi percorsi sono percorsi da affrontare in maniera serena e sono percorsi nei quali si impara ad ascoltare il proprio corpo e soprattutto per quanto riguarda il mio percorso, posso dirvi che si impara ad accettarsi, quindi dici: cavolo, ci entro in questi pantaloni, entro in questo vestito, cosa che prima non avrei mai potuto permettermelo. Come del resto, vi dico anche che ad andare a comprare un vestito, un paio di pantaloni, dopo l'intervento, io ho avuto cioè, per molto tempo sono ritornata nelle famose taglie comfort. In realtà poi le provavo e dicevo: no, ci sto dentro 2 volte. Quindi ho avuto un attimino di smarrimento anche su questo. Io volevo riportarvi la mia esperienza, nel senso che la mia esperienza personale è basata soprattutto su una motivazione di cambiamento, una motivazione, come vi dicevo prima, di vivere. Quindi la mia è stata una propria vera rinascita. Questo soprattutto a livello di salute, nel senso che, come vi dicevo prima dell'intervento, io assumevo 16 pastiglie al giorno. Dal giorno stesso dell'intervento, quindi aspettate, con problematiche di ipertensione, insulino resistenza. Dal giorno dell'intervento, io ho smesso di prendere le pastiglie per la pressione, quindi diciamo che la mia ipertensione è diventata un ricordo. Allo stesso tempo anche l'insulino resistenza. Ad oggi assumo 5 pastiglie al giorno perché ovviamente sono pastiglie salvavita e sono pastiglie anche per diciamo regolare la tiroide, in quanto io ho una tiroidite di Hashimoto. Io spero di esservi stata utile in questo mio racconto, nel farvi capire che l'intervento bariatrico funziona. Funziona, ma se lo vogliamo noi, dopo l'intervento è molto facile magari riuscire a riprendere peso, perché nei momenti più bui si tende comunque a ritornare sul cibo, e questo è diciamo una parte di noi, quindi l'obeso ha sempre questo istinto, ma bisogna cercare di controllarsi, di capire che si sta sbagliando e comunque in ogni caso il vostro corpo vi dà dei segnali di allarme, che quindi io vi dico personalmente, il mio può essere il pesarmi quella volta ogni 2 settimane e dire: cavolo, sto riprendendo peso. Cavolo, sto iniziando a mangiare cose che non devo mangiare, però poi mi guardo allo specchio e dico: no, devo ritornare in me stessa perché ho fatto tanta fatica. Ho fatto tanta fatica, ci ho messo tanta testa, tanto impegno. È una cosa che ho fatto per me e non posso e non devo permettermi che questa cosa dello sconforto mi faccia ributtare un'altra volta sul cibo. Io un altro messaggio che mi sento di darvi è:
di iniziare a pensare una volta per tutte, prima voi stessi. Prima voi stessi, prima a capire quello che volete realmente, ovvero, mi spiego meglio, se volete diciamo una vita tranquilla, quindi una vita dove uno dice sto bene con me stesso, dove so che tutto quello che faccio lo faccio prima per me stesso e poi per gli altri. Oppure continuare, tra virgolette, sulla strada che poi non vi porta a nulla se non a mangiare e sentirvi bene perché siete gratificati dal cibo, ma dall'altra parte a non riuscire più a guardarvi allo specchio. Io vi dico una cosa, io l'ho fatto, come vi dicevo prima, l'intervento nel 2015. Io avevo tentato già altre volte di rivolgermi comunque ad altri chirurghi per poter effettuare questo intervento, ma in realtà ho sempre ricevuto delle porte in faccia. Non mi sono comunque arresa perché sapevo che prima o poi avrei trovato la persona che mi avrebbe aiutata in questo percorso. Io vi posso dire che a distanza di 5 anni, se comunque riesco a mantenere il mio peso, oltre che a dirvi, come vi ho detto prima, è una cosa diciamo personale, che quindi uno si sa rendere conto se effettivamente è una cosa che va bene, una cosa che non va bene, quindi sapersi gestire da se stessi, ma la cosa più importante sono i follow-up. È molto importante a distanza di 1 anno, di 5 anni, di 10 anni, continuare a effettuare le visite di follow-up, perché comunque sono visite oltre per una sicurezza vostra, quindi per effettuare degli esami del sangue, piuttosto che altri esami magari un po' più specifici, quindi anche come per la carenza delle vitamine, per la carenza del ferro, sono anche diciamo possibili incontri con l'equipe di medici, quindi formato da appunto chirurgo, psicologo, scusate, chirurgo, psichiatra, dietista, internista, comunque con i quali si può avere un confronto, quindi su qualsiasi dubbio, su qualsiasi preoccupazione, qualsiasi cosa, loro ci sono. Io concludo l'ho già fatto più volte, ma andrò avanti sempre comunque a ringraziare tutta l'equipe del dottor Andrea Peri, il dottor Andrea Peri in prima persona, e la case manager Eugenia Pellegrino, che è la coordinatrice della bariatrica. Continuo a ringraziarli perché comunque a distanza di 5 anni, in qualsiasi momento io ho avuto bisogno, ho avuto un momento di crisi, ho alzato il telefono e sono stati disponibili ad un incontro per cercare di aiutarmi. E che dirvi, io spero che questa mia esperienza possa aiutare tante persone a, come vi dicevo prima, a trovare la voglia di rinascere. Io vi saluto e un grazie ancora a tutta l'equipe del dottor Andrea Peri.